La città di Isernia ha intitolato una strada ai giudici Falcone e Borsellino. Sarà percorsa ogni giorno dagli studenti che frequentano l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. Una scelta dal forte carattere simbolico, perché l'obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di ricordare e trasmettere alle generazioni future i valori che hanno alimentato questi due uomini che hanno trascorso la loro vita come servitori dello Stato. Falcone e Borsellino sono un patrimonio che appartiene alla scala valoriale di ogni italiano, di ogni cittadino di questo paese. Chi come me, come la mia generazione, ha vissuto quei momenti e li ricorda. Eravamo dei ragazzini e già capivamo per la prima volta la gravità di quel momento e ciò che simboleggiava. Ecco, chi come me ha vissuto quei momenti oggi può in qualche modo trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di legalità, di sacrificio, di eroi civili che hanno rappresentato per tutti noi Falcone e Borsellino. Questo è importante soprattutto per le nuove generazioni. Ecco, bene ha fatto l'amministrazione a organizzare questo momento. Già qualche tempo fa a Venafro, ad esempio, c'era stata un'intitolazione analoga di una piazza ed è stato un momento importante. Importante che anche adesso Isernia, poi una strada che conduce a una scuola, la intitoli a Falcone e Borsellino. È un segnale che consegniamo alle nuove generazioni. Il valore di questa targa è immenso. È immenso perché non vuole essere soltanto il ricordo di due grandi magistrati, di due grandi uomini, ma vuole essere soprattutto un monito a proseguire la loro azione, un'azione di coraggio, un'azione di onestà, di grande rispetto delle proprie responsabilità. E ovviamente questo richiamo è rivolto non solo alle istituzioni, alle magistrature, alle forze dell'ordine, anche a me prefetto, ma è rivolta a tutta la collettività, ad ogni cittadino ed è rivolto soprattutto ai giovani. Lo dicevo poc'anzi, i giovani devono raccogliere, devono anzi essere grati di questo invito a proseguire nel cammino intrapreso da questi due grandi uomini di grandi ideali, di grande coraggio. Ovviamente sono personalità che avevano in grande misura doti di coraggio, di intelligenza. Però erano anche persone come noi, persone normali, e noi dobbiamo guardare al nostro esempio, averlo proprio come riferimento, come faro costante nei nostri comportamenti quotidiani. E i giovani per primi devono acquisire la consapevolezza di portare avanti, l'importanza di proseguire nel loro cammino, di portare avanti con le loro gambe, con i loro comportamenti, con le loro idee, gli insegnamenti di uomini che dobbiamo custodire non solo nella memoria, ma nel nostro vivere quotidiano.